E benvenuti a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Granelli la serie in compagnia di Leonardo Pazzagli. Ciao Leonardo, Ciao, come stai? ciao, bene, tu? Tutto bene, io ti seguo ovviamente sia al cinema che in televisione, fiction, film, ormai stai diventando un volto amato dal pubblico italiano che ti conosce soprattutto per Un passo dal cielo, sì, l'ultima edizione che è andata in onda, dove tu appunto eri un po' complessato, diciamo il tuo personaggio era Un abbastanza. padre problematico, sì. Esatto, un padre problematico. Poi mi hai fatto anche su Netflix Odio il Natale, pazzesca la seconda serie, tra l'altro recitando con una cara amica di Granelli la serie, Pilar Fogliati, che è un'attrice strepitosa. La conosci? Sì, la conoscevo già da prima, perché comunque più o meno ci conosciamo tutti, il mondo dello spettacolo italiano non è così grande e poi niente, ha fatto questo Babbo di Brava, condivido, Natale. molto No, brava. fantastica, fantastica. Sì. Ti Anche immagini? il, No, per niente. no, no, anche il fatto i complimenti perché mentre stavamo girando insieme appunto del Natale 2 è uscito il suo esordio alla regia che veramente ho trovato molto bello. Sì, perché lei ha questa vena comica molto spiccata, cioè, è brava in tutto, nel drammatico e nel comico, ma come del resto tu, Leonardo, perché appunto lì mi hai fatto un ruolo comico, sei stato molto credibile, così come sei molto credibile nei ruoli drammatici. Però oggi non siamo qui per parlare della tua carriera d'attore, ma No. della tua carriera da scrittore, perché mi sei diventato scrittore. Prima opera, tra l'altro pubblicata dalla Giunti, che ha creduto in te, ha fatto benissimo perché è un libro veramente inaspettato, Finché sarai figlio. Quindi, un gran bel libro, io l'ho finito da poco, come ti dicevo nel backstage, e mi ha colpito molto il tuo lato umano che si percepisce, cioè il senso di verità che si trasmette in questo romanzo che segue la storia di questi due ragazzi, appunto Elia e Giulio, giusto? Confermo. Io con i nomi sono una pippa, però questi me li ricordo perché appunto l'ho appena finito di Fresco leggere. poi. Freschissimo di lettura, quindi insomma. Esatto, cioè sarei veramente rincoglionito totalmente se non me li ricordassi. E secondo me c'è un po' di entrambi in te, no? Correggimi se sbaglio. Ma io penso che ci sia quando una persona scrive di sé in tutto quello che scrive. Dai personaggi ai luoghi, perché non so, è il proprio punto di vista sulle cose. Poi, mediato magari da anche personaggi all'opposto nostro, però penso che sia difficile scrivere, soprattutto un romanzo d'esordio, se uno non in qualche modo non si mette ovunque, magari nascondendosi, magari dicendo l'opposto, però non lo so, necessariamente sì. Poi fra loro due, ecco, direi che in qualche modo hanno, sento perlomeno di avere pregi e difetti di entrambi. Un amico scrittore che ha letto il libro mi ha detto: sì, i pregi sono pregi aspirazionali che vorresti avere, in realtà hanno solo i difetti. Però ovviamente uno quando scrive poi magari si immagina anche, non so, meglio più avanti di com'è. Certo. Però appunto si percepisce proprio l'esigenza, cioè tu avevi bisogno di scrivere questo libro perché emergono proprio, come dire, a parte i rapporti familiari che sono lo snodo principale di questo libro, appunto Finché sarai figlio, il titolo, poi ovviamente c'è tanta verità nel corso dei 3 anni del centro sperimentale che appunto tu hai fatto in prima persona. In realtà è l'Accademia Però abbiamo Nazionale di capito Cinematografia. Poi chi ci che vuole vedere analogie con appunto, la scuola che hai detto tu, che io ho frequentato, insomma, è libero di farlo, però. Certo. E si nota appunto. E poi mi è piaciuto moltissimo anche il coraggio con cui hai parlato di certi set che non sono proprio ottimali, dove non ci sono appunto alcuni set dove l'attore si sente a proprio agio, ma ce ne sono molti altri in cui appunto essendo un ingranaggio viene anche un po' maltrattato l'attore, soprattutto quando poi non è il protagonista, o quando appunto non è il nome di richiamo.
molte volte viene un po' parcheggiato lì e poi chiamato neanche per nome per fare determinate scene. E questo è coraggioso, voglio dire, perché sicuramente ti sarà inimicato qualcuno, Ma scherzo. guarda, per fortuna, insomma, quello, in realtà, come hai detto tu, insomma, il tema centrale del romanzo è l'essere figli, i rapporti familiari. La recitazione è una cornice molto presente perché, come dire, in qualche modo serviva, no? Studiare recitazione comunque necessariamente porta a una grande conoscenza di sé, dolorosa più o meno, porta a scavare dentro di sé e anche porta a esercitare uno sguardo sugli altri. Quindi, in qualche modo, la recitazione mi è sembrata il giusto contesto, sia perché lo conosco, sia perché ci sono pochi romanzi diciamo, su questo mondo dal di dentro, e sia perché diciamo, mi serviva come acceleratore, no? Per in qualche modo far accelerare il loro sviluppo di conflitti, di contrasti, di ricerca, no? E poi, però, ovviamente, diciamo, ci sono Ma luci capita, è e ombre. normale, cioè Luce e ci ombre in tutti i settori, sono ma no, non sette. credo che si arrabbierà nessuno perché ci sono tutte cose, più o meno, noi ci parliamo molto, no, fra colleghi e ci lamentiamo anche molto, però sono tutte cose che poi, anche quelle magari che si ispirano a dei, come dire, dei fatti che ho visto, ho vissuto, ho sentito raccontare, sono sempre poi traslate e mediate in altri contesti, quindi sempre molto. Come dire, non è una cronaca autobiografica, no? Però sono Beh, degli però è una spunti cronaca realistica di quel mondo che non è solo autobiografici, diciamo, o teoria, anzi. comunque di altre biografie, però insomma non è in Certo, assolutamente una cronaca, ecco. certo. Quanto mi sei diplomatico oggi, Leonardo? Voglio continuare a lavorare. No, ma figurati, ma poi, cioè, voglio dire, sono cose che succedono in tutti gli ambiti, non soltanto nell'ambito, del cinema, della recitazione, delle fiction, ma in tutti i campi lavorativi ci sono ambienti, insomma, in cui uno si sente più a suo agio. Poi dipende anche dalla crescita delle persone, perché tu appunto qui racconti anche un percorso di crescita, perché nel corso del romanzo passano anche svariati anni e quindi si parte da ragazzi un po' più giovani, appena ventenni, che ancora non sanno bene cosa vogliono dalla vita, sanno che hanno questo sacro fuoco per la recitazione, come immagino hai avuto anche tu a 20 anni, forse anche prima, ma non sanno come canalizzarlo. Quindi è chiaro che le prime esperienze lavorative su set dove la gente invece è navigata già da anni, ti senti un po' sballottolato, cioè è anche giusto che sia così, cioè ti senti un po' un ingranaggio quando tu pensi magari a 20 anni di andare lì e di distruggere tutti, di essere il primo della scena, di fare subito il tuo ruolo da protagonista. Non è così, pochi ci riescono e chi ci riesce poi magari cambia la carriera poi nel corso degli anni, Sì, ma no? poi tu hai parlato di, non so, a 20 anni penso che sia il picco del momento di idealismo di ognuno, no? In cui hai finito, non so, la scuola dell'obbligo e adesso ti sembra che il mondo si apra e che sia tutto possibile, no? Nella sua manifestazione più grande, più magnificente. E poi però c'è la realtà, no? Quindi nel romanzo, ecco, quello che volevo raccontare è anche questo, un po' il confronto-scontro fra il sogno e la realtà. Non Esatto. necessariamente porta, non so, alla scomparsa della realtà, se no si va in un reparto psichiatrico, ma neanche alla scomparsa del sogno, no? A una sorta di compromesso, se lo vogliamo vedere in maniera negativa, o una sorta di mediazione fra le due cose. Ecco. E c'è anche della psicanalisi tua, secondo me, in questo romanzo, perché per arrivare poi alla conclusione di questo libro, che è bellissima, però appunto per arrivare alla conclusione dovete leggerlo tutto, tra l'altro tutto il libro è molto bello, però non ti nascondo che qualche lacrimuccia nelle ultime pagine mi è uscita e questo vuol dire che hai colto nel segno, perché io leggo tanti libri e non tutti colgono l'essenza dell'essere umano come questo libro, quindi per questo ti rifaccio ancora i complimenti, perché molti si possono immedesimare in questa storia ed è bello che tu in qualche modo la metti a nudo, esattamente com'è. I rapporti genitori-figli sono rapporti complicati, i rapporti con la famiglia sono sempre rapporti complicati, però bisogna
bisogna lottare, bisogna in qualche modo non demordere. Cioè, qui ci sono tutte le, diciamo, le eventualità, ci sono persone che magari non sentono i familiari per 5 anni, ci sono altre persone invece che continuano a resistere per cercare di mantenere un rapporto fino a quando poi si capisce che dall'altro lato c'è una persona che è stato un ragazzo come lo sei stato tu e quindi ha vissuto dei traumi come quelli che puoi aver vissuto tu da giovane. Hai fatto un percorso di analisi per arrivare a questa consapevolezza oppure ci sei arrivato con la recitazione solo? Diciamo che sono due percorsi che sono andati in parallelo, condizionandosi sempre uno con l'altro. Ecco, perché diciamo che studiare recitazione, soprattutto in un certo modo, magari laboratoriale, con non so, una persona che ha una chiave di lettura molto, molto lucida su di te, ti serve per recitare, no? Però ti serve poi ovviamente quello che scopri in dinamica anche per te stesso. Però ovviamente poi la terapia è qualcosa che poi in qualche modo sfrutta quei canali, diciamo, di ricerca per un po' mettere ordine, no? Perché altrimenti se no, diciamo, è la via, come dire, di mezzo, teatro-terapia. No, qua, come dire, nessuno dei due personaggi fa terapia. Diciamo, le consapevolezze a cui arrivano infatti sono consapevolezze ancora parziali, no? Certo. Poi saranno parziali per tutti noi per tutta la vita perché Ma non poi ci voglio dire, non mi troveremo vuoi fare un tutti. seguito di questo romanzo? Non mi sembra il No, caso. no, 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 è ovviamente autoconclusivo. Anche se qualche amico mi ha detto: "Ma dai, ma no, ma voglio sapere È se poi certo. questa cosa veramente rimane così". Però sì, sono assolutamente di tutta la mia rete di amici, di attori, cioè nel senso, come dire, la terapia è qualcosa che arriva. Magari di cui ne senti il bisogno, ma che magari rimandi per tanto. Tra noi attori sento che c'è una, non so, ho pochi amici che non hanno mai fatto terapia, perché comunque scopri in fretta e anche in maniera molto forte delle cose che ti servono affrontarle sia per la vita sia per recitare. Quindi, come dire, diventa quasi un'urgenza, no, anche lavorativa, Eh certo. delle E poi volte. un altro tema che mi piace molto, perché poi è il tema che affronto con il canale Granelli La Serie, è proprio il tema del sogno, cioè del non rinunciare al sogno, del non rinunciare a se stessi, no? Alla propria realizzazione per un futuro magari più sicuro. Ci sono persone, senza fare spoiler, che in questo libro hanno rinunciato in qualche modo al proprio sogno per inseguire una strada già spianata dai genitori o comunque una strada già esistente e altre persone che invece non rinunciano, magari nonostante i tanti fallimenti, a perseguire il sogno perché anche perseguirlo, no? Ti dà la forza di andare avanti, non necessariamente il raggiungimento, ma anche proprio il continuare a provarci, già quello una fonte di soddisfazione se uno ha un grande sogno, una grande passione. Ma E sì, tu, assolutamente. dimmi, No, volevo mettere una postilla. No, cioè, dimmi. Sì. traguardo, nel senso, vale quanto la meta, anche perché la volta che arrivi alla meta o muori oppure devi trovarti un altro, non lo so, un Vero. altro percorso da fare, no? E aggiungo solo, l'avevi detto prima, me ne sono dimenticato, appunto, la cosa dei figli, no? Non ci sono due figli, in questo romanzo, sono tutti figli. Certo. La ricerca, no, di uno sguardo nuovo e rendersi conto che nel caso di un personaggio la madre, nel caso dell'altro il padre, sono anche loro figli e in qualche modo sono ancora ingabbiati in quel ruolo, no? Come sono figli, compagni di classe, alcuni docenti, cioè nel senso non tutti siamo padri o madri, no? Ma siamo tutti necessariamente figli e Certo. Certo. quindi anche rendersi conto che arriviamo da dei figli e che ci portiamo magari i loro traumi di figli che magari a loro volta si portavano il trauma dei nostri nonni, no? Siamo tutti una catena che in qualche modo va Quando vista e inizi a va affrontata. vedere i tuoi genitori sotto questa lente di ingrandimento, li ami di più perché accetti anche i loro difetti, accetti quello che sono perché sono figli dei loro genitori e soprattutto
hanno vissuto dei traumi che magari tu non comprendi, magari perché non te li hanno detti o perché ti hanno voluto tenere al riparo dal loro punto di vista. Insomma, è un libro che va letto, ragazzi, anche per fare approfondimento sui propri rapporti relazionali, amicali, familiari, perché poi c'è anche il rapporto dei due amici, no? Giulio ed Elia, che è un rapporto che cresce nel corso del romanzo, è un rapporto bellissimo di amicizia tra due ragazzi, molto delicato, quindi insomma si nota la tua sensibilità, che magari non si percepisce sempre quando sei in scena, perché quando sei in scena interpreti dei ruoli, però appunto qui ti sei messo secondo me proprio a nudo ed è una grande opera prima, quindi complimenti. Volevo chiederti com'è nata l'esigenza di scrivere questo romanzo? Quando è nata e com'è nata? Diciamo, sono due risposte che si uniscono. La prima è come è nata l'esigenza di scrivere. L'esigenza di scrivere, diciamo, ce l'ho sempre avuta. Per me era l'aspetto più bello del liceo, no? Quel momento, il tema, le 3 ore di tema erano il momento per me. Quanto prendevi ai compiti in classe di italiano? Voti alti, ma soprattutto mi ricordo ancora in seconda liceo questo tema a casa. A cui la professoressa mi dette 10 meno e lo lesse in classe commuovendosi e mi disse 10 meno perché così ancora puoi ambire al 10 e non si Ammazza. nell'insegnamento. Sì, infatti, ecco, le devo portare il romanzo adesso appena rientro dalle mie parti, anche come atto di Beh, certo. restituzione, no? Sai che Sarà soddisfazione lei. molto importante per me. Quindi è una cosa che ho sempre coltivato, ma ho avuto bisogno di fare degli incontri con, diciamo, degli amici che già scrivevano romanzi, soprattutto uno, che in qualche modo mi ha detto: ma che aspetti? Beh, mi ha un po', no, spiazzato. Ovviamente ci vedevamo, non lo so, perché lui sta fuori Roma una volta ogni, so, 6 mesi, ogni volta mi diceva: vai, lancia, ti iscrivi. E quindi, una certa, ho preso quel coraggio che mi serviva. E questo è il perché scrivere un romanzo, no? Parte dall'esigenza, no, da quel coraggio là. Ma anche l'esigenza perché comunque l'attore è un lavoro meraviglioso, ma sei in qualche modo lo strumento di una storia di qualcun altro, no? Sei un ingranaggio importantissimo, ma di una macchina che, non lo so, magari non è esattamente quello che vuoi esprimere tu, no? Lo esprimi, ma in maniera molto più nascosta, articolata, e delle volte non vorresti esprimere quelle cose, no? Vorresti esprimere altro. E quindi l'esigenza anche di esprimere delle cose che sentivo che non stavo esprimendo, che volevo approfondire, volevo vivere attraverso la scrittura. E perché questo tema? Perché proprio per il percorso che ho fatto di studio e quant'altro, mi sono reso conto che l'essere figlio era qualcosa che condizionava tantissimo me, condizionava tanto le persone che mi stavano vicino, ed era anche il primo filtro con cui iniziavo a entrare in relazione con le persone, no? Magari, non so, ti guardavo e pensavo: ok, non so niente di te, ma che figlio è? Chi sono i suoi genitori? Perché è così, no? Perché ha scelto di fare il giornalista? E quindi sentivo il bisogno proprio di affrontare questo tema che era diventato quasi totalizzante, no? E quindi da lì è nato Finché sarai figlio. Quindi diciamo è stata una scrittura che ti ha portato, cioè insomma che corsa lineare, nel senso non hai avuto momenti di pausa, è fluita così in No, maniera. no, 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 ovviamente no. No. E ci ho messo un anno e mezzo abbondante a scriverlo. Ci sono stati momenti proprio di pagine bianche, perché poi, insomma, io siamo trovato, sto trovando il mio modo di scrivere, che è scalettare, no? Quindi l'organizzazione, e poi, però, quando poi vai a scrivere, la creatività magari ti porta da un'altra parte. Quindi c'è sempre questa sorta di conflitto, contrasto tra creazione e organizzazione, e delle volte il flusso si fermava e quindi passavano anche settimane o a volte anche un paio di mesi senza che andassi avanti. E poi, proprio perché magari stavo su un set dove sentivo che non esprimevo quello che volevo, magari nasceva di nuovo quell'urgenza che allora mi riportava a dire: ok, adesso c'è, ho chiaro questa cosa, quest'altra. E quindi ripartiva, no? Non è stata una, come dire, non è stato un romanzo scritto in un mese, anzi, è stato un romanzo
come dire, una gestazione lunga e poi con un processo di riscrittura quasi altrettanto lungo. Sì, ci ho continuato a lavorare tanto perché volevo che fosse molto essenziale, infatti sono 169 pagine, proprio perché io amo anche alcuni romanzi, no, monumentali, però il concetto che volevo dire era quello e quindi non volevo pagine superflue, volevo che fosse tutto essenziale e conciso, Bravo, esatto. tutto Infatti non scorrevole. ci sono pagine superflue, è verissimo, cioè scorre veramente lineare e soprattutto non vedi l'ora di capire come prosegue questo rapporto, queste storie, queste relazioni. Cioè arrivi veramente con molta facilità alla fine, quindi consiglio veramente a tutti di comprarlo, anche perché pure il prezzo è un prezzo molto onesto, devo dire, per i libri, perché 14 euro come spesa globale per il libro fisico è ottimo come prezzo, l'aggiunti è una garanzia. Ti è piaciuto? Cioè, tu l'hai proposto a varie case editrici oppure sei andato spedito sull'aggiunti? Io, diciamo, mi sono appoggiato a un talent scout, agente letterario, a cui gli ho inviato il romanzo. A lui è piaciuto molto e poi lui si è mosso. Cioè, Beh, ma l'editoria, sei molto come la bene. sto imparando a conoscere, ha bisogno dei mediatori, no? Certo. Perché penso che inviare direttamente una casa editrice, non so, c'è tutto un processo di scrematura dai primi lettori in poi, che insomma è Questo è anche molto. un ottimo suggerimento per tutti quelli che magari vogliono scrivere un romanzo che ce l'hanno già nel cassetto e non sanno come muoversi, affidarsi almeno per il primo romanzo. Ed è anche difficile affidarsi perché bisogna capire chi crede veramente in te, chi magari cerca di sfruttarti solo, ci sono tante, tante situazioni. Quindi sei stato anche fortunato, mi viene da dire, con questo. E poi sei bravo, per cui insomma, cioè, te lo meriti. Senti un po', e tu hai avuto facilità di inseguire il tuo sogno oppure all'inizio avevi qualche paura, qualche timore, pensavi di non essere all'altezza? Insomma, com'è nata questa evoluzione nella recitazione, a questo punto anche nella scrittura, mi viene da dirti, perché anche la scrittura immagino sia un tuo sogno, no? Realizzato con la pubblicazione di questo romanzo. Sì, diciamo, ovviamente i sogni, no, sono realizzati perché, no, il sogno non è fare un film o Però fare un magari quando libro. sei piccolo, cioè nel senso quando sei adolescente o quando arrivi a 18 anni e finisci le scuole, dici voglio fare l'attore, tutti vogliono, molti vogliono fare gli attori, no? Però appunto se non hai quel fuoco che ti porta, poi quella determinazione che ti spinge a vivere di quello, non lo fai o comunque lo fai male o comunque lo fai per un determinato periodo di tempo, perché appunto da questo libro si nota anche che non è facilissimo fare l'attore, ci sono tantissimi compromessi, fai una vita nomade fondamentalmente, quindi è difficile anche trovare una stabilità affettiva, sentimentale, perché un giorno sei qui e l'altro giorno chissà dove sei. Quello che ti voglio dire è tu sei sempre stato convinto di te e No, soprattutto no, 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 no. la tua famiglia se ti ha appoggiato da La mia subito. famiglia mi ha appoggiato da subito, Applauso. anzi pure troppo, perché cioè, io delle volte poi gli ho detto, ma un ragazzo di 18-19 anni che vi dice che, ma perché non le avete detto, sei sicuro? No, perché comunque, cioè, no, in Beh, hanno genere il creduto in sostenitore te, vuole certo. stare tranquillo e desidera, non so, una strada un po' più lineare, più non precaria come quella dell'attore. Però no, loro mi hanno supportato da subito, anzi sono anche entrati nel linguaggio, no? Ah, bello. Dei provini, di come funziona, domande chiedono, poi ovviamente è difficilissimo, cioè, fanno domande pensando di capirne, ma poi insomma è sempre molto difficile trasmettere delle cose. Però no, io ho avuto tanti dubbi. Mi sentivo in rincorsa di qualcosa che non capivo, che non riuscivo a raggiungere. Ho pensato più volte infatti mi sono iscritto all'università mentre studiavo al centro sperimentale, un po' perché mi mancavano a coltivare un'altra parte di me, un po' più legata alla conoscenza intellettiva. Classiche, mi sembra di aver letto comunque, Come? lettere classiche, ti sei Lettere iscritto moderne. E poi lettere storia. In realtà quello che volevo fare era storia, però non è ancora chiaro. moderne. Beh, bello.
Sì, no, bellissimo. Sei una persona curiosa, e questa poi è la base di tutto, cioè sei una persona che sicuramente divora libri, come si vede anche dalla tua biblioteca, è uno che è sempre alla ricerca, no? Perché si è sempre alla ricerca. Sì, perché se poi ti fermi, no, un po' come gli squali che si devono continuare a muovere, Esatto. se no muoiono. E, però no, sì, è stato più volte, ho a lungo tenuto il piede in due scarpe, ho a lungo pensato di dire ma perché? Cioè, comunque è un lavoro che quando lavori è bello, spesso, però quando poi non lavori per tanto tempo c'è un sacco di vuoto, di tempo libero che però diventa una condanna, non diventa oh che bello me ne vado una settimana al mare, no? E Certo. quindi sì, non ho mai detto recitazione o morte, come magari altri colleghi che sono consacrati totalmente a questo, sia perché avevo anche altri, come dire, cioè lo sentivo che prima o poi volevo andare anche sulla scrittura. E poi, cioè, nel senso, perché è un lavoro mentalmente complicato, cioè ti scontri molto proprio con dei vuoti di tempo, ma quindi anche dei vuoti tuoi, no? Che ogni lavoro ha i suoi aspetti negativi. Non so, immagino che lavorare tutti i giorni dalle 9 alle 17 abbia i suoi lati negativi, ma avere davanti 3 settimane di vuoto o 3 mesi ha allo stesso modo altri lati Sì, positivi. certo. Che poi c'è anche una disciplina mentale che è fondamentale, no? Quando hai queste 3 settimane, 4 settimane, 1 mese, 2 mesi, facendo i gran cornoni, a parte che poi ci sono i provini, che pure quelli, si continuano a fare in presenza oppure è sempre più raro farli in Il presenza? Covid purtroppo ha cambiato molto i meccanismi, siamo tutti molto affranti di questa cosa perché ovviamente prima deve fare un provino fisico a prescindere, cioè non esisteva il self-tape se non per Certo. le cose internazionali, che era un modo sia per, non lo so, io se vado a un provino fisico comunque sono attivo, c'ho adrenalina, non lo so, è tutto molto più bello, con tutto che magari cioè, mi scordo la battuta, non va come deve andare, però cioè, nel senso era anche una bella esperienza di adrenalina. E poi, come dire, c'era un contatto umano con il casting, il regista, chi c'era, in cui c'era uno scambio, ok, questo mi è piaciuto, questo no, cambiamo, no, il personaggio è in un altro modo. Invece con i self-tape è un po' una lotteria, un po' ci è spersonalizzato il rapporto fra l'attore e chi c'è dall'altra parte, ed è il primo step, spesso, ancora ci sono i provini fisicamente, subito il provino, però spesso è diventato il primo step per poi fare il provino fisico. E non penso che in pochi di noi siano contenti di questa cosa. Anche Ecco, si è un po' impoverita perché poi gli attori la cosa. sono tutti perfezionisti, quindi immagino che per fare un self-tape tu ci metterai quelle 2, 3, 4, 5 ore. Quello, no, quello dipende dagli attori. Io no, perché cioè, mi conosco. Per me quella buona è la seconda. La Ok. terza è la No, la quarta, seconda. non voglio fare cioè, non basta. Anche perché deve essere un'intuizione il self-tape, cioè secondo me appunto il regista deve già avere il produttore, chi per lui deve già avere un po' la visione di chi può fare quel ruolo e quindi poi è un modo per incuriosirsi e chiamarti poi in presenza, no? Esatto. Dovrebbe essere così. Bene, allora questo libro sta andando benissimo, tra l'altro, e comunque si trova in tutte le librerie, quindi lettura estiva per eccellenza, ma anche natalizia. Se volete già anticiparvi con i regali di Natale, compratelo finché sarai figlio, perché ne vale la pena. Poi anche, cioè, impacchettato benissimo, cioè un libro proprio perfetto, perfetto per tutti, per i genitori, per i figli, per i nonni. Però non è una telepromozione questa, mi piace veramente perché perciò ti ho voluto chiamare. Il bello del mio canale è che chiamo veramente chi mi piace, proprio perché me lo gestisco da solo, non ho vincoli e quindi io credo veramente nelle persone che contatto e mi piaci veramente tanto, sia come attore che appunto come scrittore. Ti ringrazio tanto insomma, delle belle parole. Prossimi progetti, ci puoi anticipare qualcosa dove ti Guarda, puoi vedere? a meno che uno non sia un bravo smanettone col VPN, è una serie inglese che adesso esce in America, si chiama Ah, Hotel sì, ho Portofino, la visto. terza Hotel Portofino, stagione. la terza stagione, Sì, sì. che però per il momento esce in America, Ma dovrebbe uscirà uscire, sicuramente uscirà, in Italia. credo, sulla Rai. In autunno, non lo so, in Mi sa primavera. probabilmente forse prima su Sky e poi sulla Rai. Non più su Sky.
Ah, non più su Skype. Questo poi magari vengo sconfessato, però a quello che ho capito, Buono, ottimo, perché così studiare almeno la la vediamo in autunno, non in edizione estate. italiana. Quello, e poi uscirà anche lì in autunno, chissà, sempre sulla Rai, un'altra serie di Cattleya per la regia di Giuseppe Bonito, che si chiama Jerry, tratta da dei romanzi, dei crime, su questo ispettore Jerry. Figo. Sì, molto, ancora non l'ho vista, ma quel poco che, insomma, a parte, insomma, Giuseppe Bonito, che è un regista Vabbè, è un fantastico, crime, quindi... l'atmosfera che c'era sul set, molto molto bella. Dove l'avete girata? Ah, L'abbiamo girata a Trani. bellissimo. Io sono di Foggia, quindi Ah, figurati. ok, Bravo, sì. ovviamente, un gioiellino di città. Ah, Sì, sì. sì, sì, sì. Quindi accento pugliese? No, no, io sono un magistrato milanese, Ammazza, primo magistrato. incarico. Sì, Complimenti. infatti mi sono divertito, non hai idea, mi sono studiato qualsiasi cosa. Ma ti hanno dovuto un po' invecchiare, Al no? primo incarico, Ah, quindi, poi tra ok. l'altro coincidenza, insomma, ho conosciuto un'amica di un amico magistrato che cercava di fare il concorso in magistratura e si è stupita che sapevo tutto di come funziona per accedere. Allora, faccio l'attore e adesso sto interpretando un magistrato, quindi ero super curioso, no, la differenza fra, non so, arresto e fermo, il GIP, che cos'è, insomma, bellissimo. E quello è il bello poi di fare l'attore, Sì. no? Che puoi veramente fare di tutto, no? Cioè, un Sì, giorno sì, ti svegli e diventi magistrato e lo diventi veramente, appunto. sì. Poi... Sì. Poi non vai a fare i danni che faresti in tribunale perché poi concretamente non sapresti cosa fare, però hai un'infarinatura che ti supporta per poi quelle tre battute tecniche che devi dire, ma poi per dare, non so, una postura, una credibilità al mondo che ti porti, no? E sei un magistrato corrotto o un magistrato, insomma, integerrimo? Specchiato, specchiato, integerrimo, che si lamenta che al sud non Su funziona tutti i corrotti. niente. Andava a Milano e quindi insomma. Senti un po', l'ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti è quella di lasciare un consiglio, un suggerimento per tutti coloro che hanno un sogno, che hanno avuto un sogno come te, e che continuano ad averlo perché i sogni non finiscono mai, ma che hanno paura di buttarsi fino in fondo perché appunto i propri familiari non credono in questo sogno, gli amici, o perché semplicemente non ci credono in primis loro, ma hanno questo grande sogno, questa grande passione. Tu? Che ti sentiresti di dirgli? Mi sentirei di dire innanzitutto che è bello avere un sogno, non tutti ce l'hanno, è già quello come dire, no, è qualcosa. E questo sogno, nutrirlo, coltivarlo e farsi guidare da quel sogno per agire, no? Con tutto che poi i sogni non è che necessariamente, cioè tutte le paure che uno ha che lo portano a rimanere restio, chissà se faccio bene, i sogni non è che se poi li persegui, tappeti rossi, no? Va incontro a delusioni. Più è forte il sogno e più va incontro a delusioni. Però, come dire, nutrire il sogno anche delle delusioni, capire che parte del percorso e continuare, continuare, continuare. Anche perché senza sogni che vita è? Questa è un po' la verità. Esatto, condivido pienamente. Grazie di cuore Leonardo, Grazie a ricordiamoci te. per l'ultima volta finché sarai figlio e spero di averti in studio nel salotto quanto prima e ci vediamo prossimamente. In bocca al lupo per tutto. Crepi, crepi, grazie. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questa puntata. Ricordo che se vi è piaciuta l'intervista e volete vederle tutte, basta iscrivervi al canale YouTube Granelli la Serie, iscriviti anche tu Leonardo. E Certo, lo farò. Instagram e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Granelli la serie. Ciao, ciao Leonardo. Ciao, 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 ciao.